tette, dare a visi vicini e lontani. Oh, che scavate. Nunzio Filogamo, anni 60, televisore bianco e nero. Ma noi stasera hanno fatto spettacolo a colore, non ci abbiamo cominciato con come pioveva Napoli. Come pioveva Armando Gil 1918. Wow, guerra mondiale. Urà prima! Vabbè, perché noi facciamo cultura. Chi? Noi, io e te. Il pubblico da noi stasera si aspetta cultura. Da aspettare un po'. Il pubblico stasera da noi si aspetta se fa quattro salti. Si possono divertire anche con le cose del passato, ma noi abbiamo raggiunto un'età che si affida più ai ricordi che ai progetti. Questa me la segna. E poi perché siamo qui? Ci marita, perché siamo qui stasera? Per non stare a casa. Siamo meglio il caffè. Siamo qui stasera, credeteci, per sentirci parte di un qualcosa che esiste. E questo qualcosa che esiste per noi artisti è solo il pubblico che ci segue. Pertanto credeteci, siamo qui stasera perché avevamo bisogno di soldi. E io mi ci confessato. Il pubblico apprezza la sincerità. Sincerità per sincerità. Ti volevo dire, se volevo fare qualcosa, cari amici vicini e lontani, era un saluto che si faceva quando si presentavano show televisivi. Quindi si diceva cari amici vicini, che era il pubblico presente nello studio, e cari amici lontani, che era il pubblico che stava a casa. Noi non stiamo in televisione, l'hanno fatto una volta e non penso che ce la fanno fare più la televisione, e siamo costretti a ritornarci in teatro. E secondo te tu non pensi che in mezzo al pubblico c'è qualcuno con un telefonino collegato a Facebook che fa vedere a casa quello che stiamo facendo qui? E che ammazzano da pure la gente che sta a casa è una pavata, fammi capire. Ma pure così, qualcuno è voi che sta facendo. Ma chi vuoi fare? Cioè tu vieni qua, fai un biglietto e fai vedere lo spettacolo a un'altra che sta a casa senza niente. Sareste fissi? Fissi? Molto delicato, sai, da te non me l'aspettavo, fissi. E che va, dice, lo strunzo. Ora ti riconosco, Federico, però vabbè, te lo sozzino. Sì. Io, vabbè, però la volgarità no, però, volgarità basta stasera, volgarità. Ma però finiamo con questo perbenismo di facciata. La volgarità è ben altro. La mala parola, quando è motivata, serve ad esprimere le principali emozioni dell'essere umano, o no? La rabbia, il disgusto, la paura. E allora presuppone il ribaltamento della logica assistenziale preesistente attraverso i meccanismi della partecipazione e non assumendo mai come implicita l'adozione di una metodologia differenziata. Inoltre l'approccio programmatorio estrinseca la puntuale corrispondenza secondo un modo di oggettivazione orizzontale che nulla toglie qualora ciò sia identificabile l'aggruppamento della suddetta funzione, tanto da indurre l'ascoltatore ad una precisa analisi. Ma Federico, che cazzo stai dicendo? Tette,